Mercury Comics. Ciao a tutti, noi parliamo al buio, siamo su Mercury Comics da Cascina a Roccafranca. Eccoci. Ci siamo anche noi, ciao a tutti. Guarda che soddisfazione con Fantastico. Cui ci vediamo. Possiamo vedere quindi, le nostre rughe, le nostre pancette. Quindi Mercury Comics, come dicevamo, sempre da Cascina a Roccafranca, sempre a luglio. E, oggi parliamo di argomenti che sono lunari. Lunari perché si festeggia un anniversario molto importante. Volevamo fare la trasmissione a luna, ma non ci riusciamo. E ci fa notare il tecnico che abbiamo messo, come vedete, qua sotto, i contatti per raggiungerci. Quello di Facebook è molto intellegibile, quello di YouTube un filo meno. Questo perché per YouTube è importante arrivare a un certo numero di contatti, quindi iscrivetevi a sto canale, grazie, così vedrete la scritta Mercury Comics e non quella roba che solo un essere ultraterreno può citare. Detto questo, come, non l'hai ancora imparato ATLJ? Questo però finisce per CJA, non per 64A. 72TA, 4G, HDO, ATLJ, quello, sì, insomma, eccetera. Allora, partiamo subito con un bel fumetto. Per cui io ho cominciato a leggere fumetti attraverso questo personaggio qua, che è Tintin, che scrisse, che venne pubblicato da Hergé in tempi non sospetti, giusto? Casterman, sì, viene scritto da Hergé, che è l'autore, sì. Che è l'autore, è pubblicato qui da Casterman, Casterman che è l'editore francese. In casa allora, nostra, da Rizzoli. Sì, da Rizzoli. Poi parliamo anche dell'edizione di Rizzoli. La questione è, di cosa parliamo oggi? Parliamo dei fumetti che parlano della Luna prima che ci siamo andati. Esattamente. Principalmente questo qua, che è uscito in due volumi che parlano di una storia, sola storia, fra l'altro, adesso li metto nell'ordine giusto. Li alziamo così si vedono bene. Li alziamo, qua abbiamo l'edizione francese, sì. ma va bene. E sono stati fatti esattamente nel 1950, stati scritti nel 50. Quindi, tanto per dire, non era neanche partito lo Sputnik, che parte nel 58. E si sono portati avanti col lavoro. Decisamente. Nonostante ciò, questi volumi sono decisamente realistici per quel che riguarda la marcia sulla Luna. A parte il razzo che è enorme, però mosso da un motore atomico, Hergé probabilmente ha anche consultato della gente, però tante cose sono veramente ben fatte, sia l'aspetto della Luna che trovate qua, il fatto che per l'accelerazione del razzo gli astronauti devono stare sdraiati, qui stanno a pancia in giù, normalmente stanno a pancia in su, però comunque devo dire c'è un realismo di fondo decisamente grande. Sì, contando che è comunque un fumetto, sono stati molto scientificamente preparati. Accurati. E per esempio ci sono cose che verranno poi fatte nelle spedizioni lunari, per esempio loro vanno su con un veicolo che invece di essere un rover leggerissimo è una specie di carro armato enorme, però comunque e sulla Luna vanno a fare degli esperimenti, stanno lì una settimana, arrivano lì verso giugno, l'anno non è dato sapere, comunque la storia si sviluppa in un'atmosfera da guerra fredda, loro sono in un laboratorio, vengono chiamati in un laboratorio segreto dove si progetta questo razzo con spie. Tra l'altro, un laboratorio segreto in un paese che ha dei tratti forse un po' slavi, come sì, balcanici direi. È un po' un misto fra l'Albania e la Cecoslovacchia, la Sildavia che compare già in una storia precedente, cioè lo scettro di Ottokar, e i nemici non sono caratterizzatissimi, non si sa bene da dove arrivino, però ci sono delle vecchie conoscenze di Tintin che saltano fuori. La storia è avventurosa,
con un sacco di gag affidate a Dupont sì. al capitano Haddock, per cui si ridacca uno un dei po', miei più preferiti personaggi dei fumetti, visto che lui praticamente si rifiuta di avere contatti con l'acqua, ha bisogno di avere dell'alcol per potersi sostenere, dell'acqua d'alta gradazione diciamo. E adesso però, oltre a questo, come si dice, questa profezia di Tenten, ne pigliamo un'altra un po' più precisa, che ho recuperato da qualche parte, perché purtroppo l'originale al momento non è recuperabile. Se guardate questa cosa qua, prego, con la telecamera a mano. Ok, questa... Ops. È una striscia di Jeff Hawke. Il nostro eroe a colpire. Sì, un po' più su, guarda, te la sollevo. È una striscia di Jeff Hawke ambientata sulla Luna. Vanno sulla Luna, Jeff, eccetera, e trovano questa targa che è stata tradotta, che dice che il 4 agosto dell'anno terrestre 1969 il primo essere mise piede sulla Luna e si chiamava Homo Sapiens. Dall'altra parte c'è l'originale, l'inglese, che però è un po' meno chiaro. E la targa del primo sbarco sulla Luna. Però notate l'incredibile... Aspetta, tutto bellissimo salvo il fatto che la data è sbagliata. Infatti sono arrivati sulla Luna il 20 luglio, GMT, se avete seguito le trasmissioni di tre o quattro giorni fa. Qual è il problema? La data è sbagliata, d'accordo. Diciamo che non ha preso il giorno giusto. Sì, quasi una decina giusto. Di giorni. Una decina di giorni. Il problema è che questa striscia è stata scritta nel 1952. Anche lì, prima che ci fosse un programma spaziale. Cioè l'unica cosa che volava su erano aquiloni, mongolfiere e aerei telati. Non ci vi rendete conto? No, telati no, in realtà della roba un po' migliore. Però comunque, con un programma, con l'unico razzo che andava su nell'alta atmosfera, che erano le V2, devo dire che ha delle capacità profetiche notevoli. Non da scherzo. In una successiva storia azzardò che si sarebbe arrivati su Marte nel 1980 e lì ci ha preso di meno. Ma perché a un certo punto... questo spiega anche a quelli che dicono dicono che siamo arrivati sulla Luna e perché adesso non ci andiamo più, perché allora avevano un sacco di soldi dedicati, costa un a pacco questo. Mandare la gente sulla Luna. Infatti, se andate a documentarvi un po' sul costo delle missioni spaziali, vedete che mandare un chilo di roba anche semplicemente sulla ISS costa l'ira di Dio, e alla lunga non tutte le nazioni sono più state disposte a spendere. E i complottisti sappiano che non è sano chiedere a Buzz Aldrin se c'è andato davvero sulla Luna, a meno che non voglia dare anche voi un pugno in faccia. Comunque, quando era più in forma. Per quelli che vogliono sapere qualcosa di più sulla Luna, ne abbiamo parlato nella puntata di luglio di Mercury diffusamente, abbiamo anche detto alcuni cose tipiche del tipo che per NASA indotto lavoravano ai tempi dell'Apollo 400.000 persone, quindi colazione di certo Genova probabilmente. Anche solo questo numero fa pensare che probabilmente, se non fosse stato vero, qualcuno l'avrebbe negato. A proposito invece di complottismi, vediamo un po', perché io qui ho portato, purtroppo in edizione digitale, ma si dovrebbe vedere lo stesso. Sì, questo, benissimo. Questo è lo speciale che Topolino ha preparato per il cinquantenario dello sbarco sulla Luna. Dentro c'è insieme a questo qua c'è una, per chi la vuole, c'è una miniatura di Topolino vestito da astronauta. Dentro dovrei far scorrere, ma mi viene un po' difficile. C'è una storia di ambientazione lunare disegnata da Casti in due puntate, che è questa qua, il castello sulla Luna, più uno speciale sulla quello che si vede reale. Nello sfondo della copertina. Esatto, poi c'è un senso. So, tutto questo è in due puntate, quindi verrà tirata fuori nella puntata seguente, il finale. L'ho detto un po' da dislessico, comunque. Allora, ho portato anche una specie di reperto, che è quello che avevano mandato su col 40° anniversario dell'allunaggio. Anche qua c'era una storia speciale,
con Eta Beta dove arrivano e con i Tippet Up che partono come complottisti perché non vedono, non riescono più a vedere la parte sotto dell'Eagle nel posto dove è allunato, e poi tutta la storia si dipana e altro. Sempre in occasione dell'anniversario, che sia il cinquantenario dello sbarco sulla Luna, ma anche i 90 anni della prima storia di Tintin, sì. Rizzoli Lizzarde in Italia ha ripubblicato questi due volumi qua in un unico volume che si chiama Tintin sulla Luna, è uscito a luglio. Costa 25 euro, purtroppo per me, perché non amo molto, il formato è quello leggermente più piccolo, quindi 28 per 21. Poi tu hai questi pezzi da museo che sono probabilmente valgono anche qualcosa adesso. Non lo so, però comunque, tanto è la stessa cosa. Le storie non sono cambiate, di queste sono state pubblicate. Storie di Tintin hanno avuto dei grossi rimaneggiamenti dalle prime edizioni alle successive, ma questa no, per fortuna. Considerate che uno dei simboli proprio di Tintin è questo razzo qua, con i quadrettoni bianchi e rossi. Se andate ad esempio al Museo del Fumetto di Bruxelles, c'è una versione gigante di questo razzo e trovate ovunque questo razzo. È proprio considerato uno dei simboli di Tintin, che è considerato uno dei fumetti simbolo in assoluto. Quindi, cambiamo completamente, diciamo, verso e passiamo a un altro fumetto, che è stato... prodotto da Marco Nucci e Lorenzo Zaghi, viene pubblicato da Panini Comics, anche questo, e il suo titolo è L'uomo delle valigie. Che non è un commerciante di valigie, no. Vedete che lì in mezzo c'è un proiettile e non è proprio... Sì, il volume, come vedete, è a colori ovviamente, ha una storia molto particolare al suo interno. Uno potrebbe pensare che una storia di questo tipo sia un semplice giallo, qualcosa. Sì, invece in realtà è una storia molto più complessa che ha molti aspetti interessanti. Ad esempio il fatto che a seconda di che cosa viene raccontato, se è il passato, il presente il racconto di quello che uno potrebbe pensare che sia successo, sono rappresentati graficamente in modo completamente diverso. Sì, quindi è immediatamente evidente in quale delle situazioni ci si trova. Sì. Diciamo che viene raccontato un po' avanti e indietro, ma la storia è più o meno questa. Un tizio che vive di espedienti, viene contattato da un suo amico che gli propone un lavoro. Questo lavoro è di andare a una lavanderia cinese, sì, ritirare una valigia grande che viene presa da un retrobottega, una porticina piccina. Esatto. Aprire questa valigia, si trova dentro dei soldi che tiene sì, per sé, un elenco di nomi e 12 valigie più piccole. Sì. L'elenco dei nomi sono le 12 persone a cui deve consegnare queste valigie, con l'avvertenza che non ne deve mai, mai, mai aprire neanche una. Ecco, questo, quando io ho cominciato a leggere il fumetto, è un incipit che sa molto di ai confini della realtà, per chi ha visto quel tipo di telefilm. E in effetti la storia è una storia ai confini della realtà. Anche di Barba Blu, proprio se sì, volevamo dire. Sì, però effettivamente l'atmosfera dai confini della realtà. È perché molto sentita. Sembra una cosa realistica, poi a un certo punto viene fuori che succede una cosa che è assolutamente inspiegabile. Infatti, al protagonista. Cosa succede? Ovviamente, me lo state aspettando, una valigia si apre. Diciamo, e succedono delle cose che costringono il protagonista a capire che l'universo è un po' diverso da come se l'era fatto fino a quel momento fa, è regolato da leggi che non riesce a controllare e a spiegare, leggi che sono molto collegate ai numeri peraltro. Quindi a un certo punto lui si trova all'interno di una dinamica per cui deve riuscire a guadagnare tempo,
perché il tempo è basato in numeri. In pratica è molto legato al concetto del tempo. Il tempo che ti rimane, il tempo che riesci a guadagnare. Esattamente. E a... cosa sei disposto a fare per avere più tempo. Cos'è particolarissimo, a mio avviso, di questo volume? La cosa veramente particolare è che sia di fronte un lavoro che sembra appunto un incrocio tra un libro ai confini della realtà e un Will Eisner che disegna la storia di un quartiere. Perché comunque tutto il clima, tutti i personaggi sono tratteggiati più o meno come li tratteggia Will Eisner. La natura umana è sempre considerata miserevole, diciamo, rispetto a delle leggi che sono oltre la natura umana. Quindi è un volume che io ho trovato bellissimo, molto ben costruito, molto referenziato, diciamo. Sì, una sceneggiatura molto ben costruita. Sì. Questo è edito da Panini. Sì, in un meraviglioso cartonato. Questa è la variant, fra l'altro. Sì, sono debole, c'è poco da fare. Sono debole questa variant, ma tu hai anche l'altro, ovviamente. No, ma non sono così debole. Non sei così debole. Me ne basta uno in casa. Forse il resto della famiglia che vuole ancora poter mangiare la sera. Diciamo che ogni tanto mi capita di fare dei doppioni, ma inconsapevolmente. Comunque la variant viene via a 16 meravigliosi euro. Ma anche quella normale, non costano di più. E, che dire, per l'estate io ve lo consiglio sicuramente, è un gran bel volume che, se soprattutto avete la nostra età, vi ricorderà tantissimo le ambientazioni che portavano in giro ai confini della realtà e show simili, ovviamente. Se non avete la nostra età probabilmente non saprete di cosa stiamo parlando, quindi saltate questi due minuti e vi andrete a vedere ai confini della realtà, di cui ci sono serie e film che vale la pena vedere tuttora. Quindi, dalla Luna e con l'uomo delle valigie vi salutiamo. Buona estate. Buona estate a tutti. Un saluto da Morsa, che sono io. Uno dall'Angoliere. E ciao da Jobin. E ringraziamo il tecnico, gli assistenti. Il tecnico e gli assistenti del tecnico. Ciao a tutti. Ciao.